Ciao ragazzi, pronti per un nuovo tutorial? Il tutorial di oggi è un po' particolare perché non vedremo un movimento, ma ne vedremo due movimenti apparentemente simili, ma che in realtà hanno delle profonde differenze, sia concettuali che tecniche. I movimenti sono il macaco, che è un movimento di Florey, un movimento acrobatico, e lo shango, che invece è un movimento di attacco con i due piedi. Trattare questi due movimenti diversi insieme credo sia utile per poterne comprendere pienamente le differenze e per non trovarsi poi ad allenare un movimento che sia un po' una via di mezzo tra i due, rischiando appunto di non raggiungere poi l'esecuzione corretta dell'uno o dell'altro movimento. Vediamo prima il movimento del macaco. Terminando con i piedi alternati o anche terminando con i piedi insieme. Vediamo invece il movimento dello Shango. Con la vista frontale, invece con la vista laterale. Ok, cominciamo analizzando le caratteristiche del macaco. Il macaco è un movimento di rotazione all'indietro del corpo che parte da una posizione bassa, una posizione accosciata. Il primo step fondamentale per eseguire il macaco è poggiare una mano a terra dietro l'arena del corpo e dare una spinta con i piedi verso l'alto, cercando di portare su il bacino. Questo è il primo movimento necessario per poter effettuare il macaco, spingere il bacino verso l'alto e staccare i piedi. Una volta acquisita questa sicurezza nel salire in questo modo, il secondo step è quello di portare l'altra mano dietro a raggiungere la stessa linea della mano d'appoggio. Quindi, guardando la mano che sale, cerco di fargli raggiungere quella stessa linea. All'inizio verrà naturale, un po' per paura, non andare molto indietro con la schiena e quindi si tenderà a girare un pochino. L'importante è cercare di, anche se io un pochino giro la testa, cercare di abituare questa mano a seguire la direzione giusta per andare lì e non metterla, ad esempio,
in questa posizione, perché altrimenti il nostro movimento che parte come un macaco si trasforma in una U. Per essere un macaco, la seconda mano deve andare sulla stessa linea della prima. Allora, anche se io tengo un pochino il corpo girato, cerco di raggiungere la linea fino piano piano a correggere il movimento. Altro piccolo dettaglio, all'inizio mi aiuta di più guardare a terra, cioè dove va la mano, proprio per essere sicuro che la mano vada nel posto giusto. Una volta acquisito il movimento corretto, posso, anzi devo, visto che stiamo immaginando un gioco con un compagno, continuare a guardare verso il mio compagno, ma sempre eseguendo il macaco nella maniera corretta, cercando con la seconda mano la stessa linea. Vediamo invece lo Shango. Lo Shango, per quanto apparentemente simile al macaco, è un movimento di attacco. Quindi una delle prime differenze è che mentre il macaco, immaginando che il nostro avversario sia di fronte a noi, viene effettuato partendo lateralmente e restando lateralmente, quindi la mano d'appoggio andrà dietro rispetto al mio corpo, su questa linea, guardando il mio compagno. E il mio movimento sarà questo, come abbiamo detto prima, per il macaco. Nello shampoo io devo andare verso il mio compagno perché voglio calciarlo. Quindi partendo da posizione laterale, la mia mano non sarà più qui, ma sarà verso il mio compagno. Il secondo step fondamentale è proprio nella differenza di caricamento del movimento. Il macaco, abbiamo visto prima, richiede questa spinta verso l'alto del bacino con i piedi che sono sotto la linea del ginocchio. Ok? Questo. Perché poi con l'altra mano completiamo il movimento. Lo Shango, innanzitutto, si effettua tenendo poggiata una sola mano a terra, la seconda mano non interviene nell'esecuzione del movimento e il caricamento richiede che le due ginocchia vadano invece verso il petto a chiudersi. Quindi il caricamento non sarà più questo, ma questo, ginocchia al petto. Ok? Quindi il primo step per effettuare lo Shango è quello di balzare con le ginocchia al petto in appoggio sulla mano. Questo. Cominciare da questo movimento. Una volta che ho acquisito la giusta spinta delle ginocchia al petto, è il momento di stendere le gambe con i due piedi verso il compagno, perché è un calcio a spinta, quindi su, spinta e colpisco spingendo. Adesso con l'obiettivo di colpire il muro, mano, ginocchio a petto, piedi verso il muro.